Devo dire che trovo veramente straordinario tutti questi tre interventi. Mi copro il capo di cenere per aver proposto all'inizio una cosa così generalizzante, così semplicistica, come quella di andare a vedere fin dove si può, da che punto in là si può parlare di antisemitismo. Perché qui il risultato mi sembra sia stato molto maggiore e molto più rilevante, e anche ai fini, torno a dire, del progetto del museo ebraico ferraresco. Perché se siamo degli storici qui, diciamo, se riesce a passare un po' di più, se riesce a passare un po' di più nelle mani di storici la regia di questo museo. Questo sono storico, in questo caso. Allora, noi abbiamo la possibilità di dare attraverso questo museo certamente una raffigurazione della storia degli ebrei in questo paese. Abbiamo anche la possibilità di fare un discorso storico più generale, perché come hanno testimoniato tutte e tre queste relazioni, non c'è momento nella storia degli ebrei che non si interessi con dei momenti decisivi della storia religiosa, culturale e sociale di questo paese. Cioè, tutte le volte che abbiamo un tema che a prima vista è un tema soltanto di storia degli ebrei, subito abbiamo un eco intorno che ci riporta alla storia più generale. Quindi non fa eccezione, credo, nemmeno la riforma, perché proprio Ferrara è stato uno dei pochi centri italiani, no? In cui c'è stato un certo tipo di discussione proprio fra cattolici e insomma, quasi riformati. Quindi questo a me sembra che proprio il livello di queste tre relazioni e questa capacità di andare là dove c'è l'inserzione tra il tema ebraico con i temi storici più generali, proprio è stato veramente un risultato molto positivo per questo incontro. Siamo un poco proprio già fuori, però mi chiedo se preferite aggiungere voi qualche cosa alla luce di quello che avete sentito, o se vogliamo, diciamo, siamo già stati ricevuti. Allora, Marina Gaffiero, prima siamo garanti. Io vorrei, almeno per tutto il tempo che sono stato qui,